Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo video, sono sempre il vostro Jurassic 410 e oggi siamo qua nuovamente su Timeline, dove ci siamo lasciati nello scorso episodio, dove accediamo alla porta arancio. Vediamo quale cosa ci aspetta in questo livello. Teoricamente, ripeto, vedendo le porte, questo è l'ultimo capitolo, ma magari in realtà questi sono i quattro capitoli, poi si sblocca il coso centrale, c'è un capitolo extra. Non lo so, andiamo a vedere comunque. Allora, siamo sempre con i nostri amici robottoni fantastici. Allora. Qui sono tanti in realtà. Sono tanti, ma pare non facciano in realtà. Ok, uno si sposta in realtà. Abbiamo anche il coso che va avanti. Si spostano tutti in realtà, quindi... quindi attenzione. Allora, di sicuro dobbiamo fare questa cosa. Di sicuro dobbiamo fare questa cosa. Allora, il gattino. Ah, qua vediamo dove possiamo andare col gattino, perché abbiamo anche questa cosa extra. Ok, possiamo uscire direttamente lì. Ok, allora, lui non si gira, vero? Ok, questo qua non si gira mai, quindi perfetto. Ok, allora, vieni qua invece di andare fino a lì. Così apriamo la porta rossa. Apriamo la porta rossa. Perché ci interessa aprire la porta rossa? Qua abbiamo il pulsante verde anche. Ok, quindi... ok, non dobbiamo stare qua in realtà. Ok, facciamo un attimino di esperimenti, dobbiamo capire. Ah, ok, lui si piazza sul pulsante, in realtà. Allora, sapete che sembra abbastanza complesso? Più che altro... Allora, lei deve andare avanti, fin qua ci siamo. Ora, domanda, se facciamo così... ok, sì, magari facciamolo da qua. Ok, sì, perfetto. Ok, quindi qua teoricamente abbiamo liberato lo spazio, diciamo. Ok, quindi qua possiamo venire giù qui e piazzarci qua. E siamo sostanzialmente fuori dai piedi, diciamo. Questo qua si sposta e viene giù qua. Perfetto, quindi facile in realtà. Ok. E beh, con lei possiamo andare direttamente qua sotto. E lui teoricamente si... ok, lui viene su così. Quindi con il gattino, intanto che siamo qua così, esatto, andiamo qua sul pulsante. Ok, con lei andiamo fino a qua, prendiamo... ok, aspetta un attimo, sì è giusto, ma aspetta. Perfetto. Vieni qua a prendere questo qua. Ok. Tu adesso da qua ti sposti? Si sposta. Si sposta e si piazza lì. Ok, possiamo essere più veloci in qualche modo? Possiamo essere più veloci? Oddio, non penso. Allora, possiamo in realtà... ok, possiamo risolvere la questione facendo questa cosa. Ok, così non possiamo sostanzialmente... ok, possiamo poi... ok, allora... va bene, allora intanto lui si sposta da qua, dobbiamo andare qua con lui. Con lei usciamo dalla porta. Ok. Quando lei è fuori, il gattino si sposta qua dentro. Perfetto. Oh, lei però ci vede. Ok, lui però si piazza qua. Vabbè, però in realtà noi possiamo evitare di star fermi qua. E invece di star fermi qua, andare di qui. E così siamo fuori dai piedi. Ok, poi andiamo di qui. Ok, portiamo giù il gattino anche, perché sennò si incenerisce.
Perfetto, e siamo entrambi qua al momento. Perfetto. Ok. Ok, loro si guardano loro due, quindi abbastanza cattiva come situazione. Ok, si guardano, però viene in su in realtà. Beh, no, in realtà ok, è facile, perché tanto possiamo distruggerne uno in realtà, quindi. Allora, con lei spostiamoci qua, perché dovremmo essere. No, no, ok, dobbiamo andare per tutto indietro. Ok, perfetto. Poi adesso che si spostano andiamo qua e andiamo qua anche con il gattino. Perfetto, così qua siamo safe sostanzialmente. E vabbè, facciamo così col potere, lo usiamo contro di lui. Yay. E andiamo via. Ok, abbastanza easy. Secondo me si poteva fare anche in un altro modo senza usare il potere, ma vi dirò che va bene così. È ok così. Cioè, è proprio va bene. Non già è abbastanza complicato. Non complichiamo di più le cose di quello che deve essere. Quindi evitiamo. Ah, ok. Adesso facciamo questa cosa. Quindi mi sa che c'è il livello finale. Cioè il livello quello più complesso, diciamo. Però non lo so. Dovrebbe essere, perché se non sbaglio, è sempre stato il quinto. Ci sono 5 livelli a capitoli. Sapete che non lo so. Non mi ricordo più. Abbiamo sempre fatto 5 capitoli a capitolo? Sì, 5 capitoli, 5 livelli a capitolo. Non lo so, qua mi sembrano molti di più in realtà. Quindi può essere che siano 10 livelli a capitolo. Però non lo so. Vi dico la verità, non lo so. Diciamo che va bene così, boh. Vediamo, non lo so. Tra l'altro non so questi simboli cosa significano barra vogliono dire, ma boh, lo scopriamo. Penso che lo scopriremo, oppure non lo scopriamo mai, semplicemente compaiono e basta. Boh, non lo so. Ok, si è sbloccata la porta, quindi bene. Possiamo accedere. Possiamo andare avanti, diciamo, e accedere a questa zona chiusa dalla porta. Ripeto che secondo me è il livello quello difficile, quei cosi rossi. Vediamo se è lui. No, mi sa di no. Mi sa di no. Oh no, sì, è a livello difficile coi cosi. Sì, coi cosi rossi, coi cosi viola. Ed è. Sembra abbastanza lungo e sconnesso. Quindi. Diciamo. Ah, abbiamo anche il coso che ci insegue. Ok. Allora, che cosa dobbiamo fare? Allora, il primo coso arancio, in realtà, il primo coso arancio, in realtà è sì, arancio, ma avete capito, il primo coso viola in realtà è qua, che è facilmente raccoglibile, perché direi di fare questa cogs, ok? No, siamo troppo lontani. Direi di fare questa cosa tranquillamente. Ok, lui si triggera. Ci piazziamo qua così ci vede. Esatto. E con lei facciamo così. Perfetto. Riusciamo a tornare là. No, 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 no. Ok, quindi il primo livello non è questo, sicuramente. Ok, domanda, posso raccogliere con il gattino il coso viola? Non lo so, non siamo abbastanza veloci, però. Oh, domanda. Siamo abbastanza veloci. No, però questo qua in realtà. È complesso in realtà. Allora, ottimizziamo i tempi. Non aspettiamo neanche un secondo. Allora, veniamo qua. Con lui facciamo subito questo. Proviamo a essere il più veloce possibile. Perché. Sì, ok, vai. Va bene. Ci dovrebbe vedere. Esatto. Ok, siamo stati troppo veloci. Ok, stai qua. Ok,
Stai qua fermo senza miagolare. Ok, quando sei qua, secondo me è buono. Spostiamoci qui. Perfetto. Ok, così siamo extra veloci. Ok, poi tu puoi andare qua. Riesci ad arrivare fino a lì? Oh, no. Non riesci, sei troppo lenta. Ok, devo fare un esperimento. Devo fare un esperimento. Il gattino può raccogliere questi cosi? Non lo so, eh. No, il gattino non li può raccogliere. Ok. Allora, calmi tutti. Allora, annulliamo tutto. Torniamo da capo. Allora, dobbiamo prendere sicuramente il coso arancio, diciamo. Sì, ancora il coso arancio, il coso viola. Però l'unico che possiamo fare in realtà è questo, che prendiamo questo qua vicino, perché altrimenti gli altri dov'è che sono? Uno è qui, che però è lontano, abbiamo passato davanti a due tizi. Possiamo fare una cosa però. Possiamo fare una cosa. Possiamo attirare il brutto signore qui. Ok, domanda, cosa succede se facciamo così? Ok. E se tu vieni qui, domanda, se no, mi sa che non sei assolutamente abbastanza veloce. Ok, perché bisognerebbe. No, si mette troppo tempo a ricaricarsi. Quindi, no. Allora, fermatevi tutte e due qua. Sto pensando, sto intanto buildando nella mia mente ciò che dobbiamo fare. Però sapete che non lo so. Perché qualsiasi cosa prendiamo non va bene in realtà. Anche se proviamo a fare una cosa del genere. Perché lei da qua dovrebbe arrivare. Esatto, lei da qua ci arriva a fare a attivare il coso, quindi. Allora, tu mentre sei vieni qua. Ok. Tu vieni qui. Ok, forse lui è abbastanza veloce. No, non lo so, però. No, non lo è. Non lo è. Non va mica bene così. No, ok. No, così siamo troppo lenti però. Perché basta schiacciare questo pulsante in realtà, perché una volta schiacciato il pulsante in realtà easy, però qui non va mica bene. Dobbiamo essere più rapidi ancora. Possiamo essere più, ancora più rapidi. Possiamo essere più rapidi di così. No, ok, così è troppo, troppo rapido. No, no, stai qua fermo. Ok, forse no. Ma è che dopo, cioè. Perché qua, allora, qua possiamo lei usarla per distruggere, però non voglio usarla per distruggere, perché se distruggo non va mica bene.
Ma soprattutto la domanda è un'altra, nel senso che cioè lei fa questa operazione, no? Però cioè il gattino può raccogliere, secondo me no, il problema è quello. Secondo me il gattino non può raccogliere il coso viola. A parte che mi sa che non ce la facciamo. Eh no, non ce la facciamo. Per pochissimo in realtà non ce la facciamo. Beh, che tanto non avremo tempo di ricostruire il ponte in realtà prima, quindi. È che il pulsante verde è qui. Il gattino. Qua il gattino può fare qualcosa, no? Perché mi sa che non ci arriva. Eh no, ok. Quindi, allora, il coso del gattino quindi non serve assolutamente a niente in questo momento. Ok. Bene. Ottimo. Situazione ottimale, diciamo. Qua lì cos'è che c'è? Dice, qui c'è qualcosa di buggato, mi sa. Eh sì, c'è qualcosa che si è buggato. Va bene. Sapete che. Boh. Perché. Boh. Ah, l'unico che secondo me. L'unico coso viola che si può prendere, secondo me, è quello che è qua sotto. Però. Non sembra fattibile come operazione. Ah, lei sicuramente deve essere qua. Cioè, questo è certo. Domanda: si muovono per qualche motivo loro? Allora, aspettate, facciamoli venire giù fino a qua sotto. Domanda, si muovono per qualche motivo? Ah, no. Non si muovono, però possiamo fare una cosa. Ah, vedete che mi ha fatto pensare a una cosa bella quella roba lì. Col gattino, se noi ci piazziamo qua e con lei ci piazziamo qui davanti alla porta. Possiamo fare questa cosa magica. Esatto. Nel momento in cui lui esplode. Perché succede, esatto. Possiamo andare col gattino fino al pulsante rosso e raccogliere il pezzo viola. Ok, non era così scontato, eh. Cioè, facilissimo, ma in realtà era da capire. Ok, adesso possiamo aprire la porta verde. Perfetto, adesso diventa già più fattibile. Ok, diventa già molto più facile. Allora, è cambiato qualcosa, rimangono sempre fermi loro. Sì, rimangono sempre fermi. Ok, allora lei a fulmine deve andare qua, per forza. Perfetto. E attivare questo. Fin qua. Fin qua è tutto facile. Ora. Ok, altra cosa. Lei dovrebbe andare qua. Ah, fermi. Non consumiamo tempo, visto che abbiamo poco. Ok, lei dovrebbe andare qua, secondo me. Ok. E il gattino, adesso vediamo cosa fargli fare. Il gattino può piazzarsi sempre qui, secondo me. Ok. No, no, secondo me invece può succedere una cosa differente. Secondo me invece. No, no, fermati. Può succedere questa cosa. Allora, qua mi sente. Qua mi sente il brutto signore. No. Qua mi sente, però sì. No, ok. Qua però vede lei. Ok. Fermati allora. Ok, no. Qua vede il gattino. Ok. Allora, qua il gattino deve andare di qua. Sì, però devi fare la tua mossa prima. Perfetto, ok, lei può passare di qui? No, 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 ok. Perfetto, lei può. No, sì, ok, deve essere più veloce però. Quindi, ok, lei si piazza qua, va giù, ok.
Arriva fin qua. No, ok. Ok, allora il gattino secondo me deve fare di nuovo la stessa operazione, quindi ci piazziamo qua. Ok. Deve tornare qua. Non può farla. Non può farla. Ok. Con lei però secondo me possiamo essere più veloci, in realtà. Esatto, invece tipo di aspettare possiamo andare direttamente subito. Esatto, così siamo molto più veloci. Esatto, perfetto. Ok, quindi allora, facilmente bisogna fare questa cosa. Quindi il gattino qua, ok, il gattino da subito, mentre qua si sposta qua sotto. Quindi deve arrivare fino a qua in fondo. Deve arrivare fino a qua in fondo per fare il miagolamento. Ok, intanto lei ribuilda il ponte. Perfetto. Ok, lei deve piazzarsi qua. Perfetto. Il gattino deve fare così. Poi si sposta leggermente indietro. Mentre lui esce, lei si sposta qua e dovrebbe farcela. Perfetto. Al limite però ce l'abbiamo fatta. Ok, abbiamo buildato questo pezzo di ponte. Ora, non è che aiuti. Ah, in realtà sì, risparmiamo un sacco di tempo. Risparmiamo un tot di tempo in realtà. Allora, qua io rifarei esattamente la stessa cosa per facilitare il tutto. Quindi farei esattamente così. Tac. Ok, apriamo la porta lì. E ok, sì. Unica cosa, raccogliamo entrambi questi adesso. E quindi, quindi in realtà diventa lunga la situazione. Arriva ancora il coso rosso? Sì. Ok, il coso rosso arriva. Ok, quindi invertiamo in realtà quello che facciamo questa volta. Quindi lei apre la porta qua. Perfetto. Quando hai finito di aprirla, ok, vieni qua. Vieni subito qua. Sì, ok. Ah, intanto il gattino deve vedere cosa deve fare, perché... Ok, perfetto, e così abbiamo uno di questi. Allora, io vi dirò che il gattino può non fare niente, secondo me. Il gattino può piazzarsi qua e aspettare che lui esploda. Però in realtà lei dovrebbe passare di qua. Lei secondo me dovrebbe passare di qua. Quindi, allora, qua intanto va bene, va tutto bene. Devi aprirmi la porta verde. Ta ta ta, torni indietro. Ok. Allora, il gattino può arrivare secondo me direttamente qua in fondo al momento. Esatto, perché lei deve fare una cosa abbastanza facile. Che roba è quel coso qua? Ah, ok, deve essere... Ok. Ok, sì, scusami, non ti ho... Ok, tu vai qua e torni indietro a fulmine. Sperando che ce la fai. Non ce la fai, sei troppo lenta. Ok, dobbiamo ottimizzare qualche tempo, allora. Ah, qui tu parti subito. Sì. Apri la porta e torni subito indietro. Però poi non ce la fai a tornare indietro di nuovo. Anche perché devo aver tempo di ribuildare il ponte io, in realtà. Ci servono due poteri? Secondo me no. Ah, invece di tornare indietro, andiamo avanti anche con lei. Perché secondo me... siamo lentissimi però. Sì, però siamo veramente veramente lenti. No. Ok, no, qui non ce la facciamo. Quindi non va bene. Quindi non va sicuramente bene.
Ah beh, allora possiamo evitare di aprire la porta verde. Ah no, beh, scusatemi, possiamo fare una cosa molto più facile e più rapida, senza andare ad aprire la porta verde. Possiamo fare così. Guardate, possiamo fare così. Ah, anche prima col gattino. Possiamo fare così. Attiriamo questo brutto signore qui. Ok, proprio ci facciamo vedere, proprio direttamente. Ok. Tac. Lei così è qua, può distruggerlo. Ok. Col gattino andiamo subito qua. Ok, in questo modo però. No, 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 no. Allora, dobbiamo fare. Ok, allora possiamo fare la cosa che abbiamo fatto prima in realtà, eh. Possiamo fare questa cosa. Ok, però forse non subito. Lei deve passare di qua. Non dobbiamo sprecare la cosa per far per qua sostanzialmente. Ok, lei che adesso ha il potere può venire qua tranquillamente. Vediamo, riesce già a ribuildare il ponte mentre è qua? No. Quindi io direi di farglielo fare mentre è qua. Ok, lei torna indietro. Intanto lui fa questa. No, no, ok. Intanto lui fa questa operazione. Ok, torna indietro a fulmine. E in teoria forse. Allora, lei deve muoversi però da qua perché sei lentissima, quindi devi andare subito. Esatto, ce la facciamo, perfetto. Ok. Qui, adesso che arriviamo qua, possiamo fare questa cosa. Ok. Il gattino, intanto che il robot si distrugge, può andare direttamente qua. Ok, sì. Fissati un secondo qua, ok. Lui può andare direttamente qua, schiacciare il pulsante blu. Lei può muoversi qua. È molto molto complesso, eh. Ah, ok, però livello completato. Ah, molto a rischio, però livello completato, signori. Livello completato. Vediamo. Tac. E abbiamo preso la piuma e una slot machine. Penso. Ok, ah, è andato via il coso rosso, ok. Ne abbiamo preso, boh, una piuma e, ripeto, una specie di slot machine di là. Oh, però a quanto pare quella del gatto non interessa. Quella del gatto non interessa. Ok, abbiamo quindi preso tutte e quattro le porte, diciamo. Adesso dovrebbe sparire come tutti gli altri, eccetera, eccetera. E vediamo. E forse si sblocca il portale qua al centro, insomma. Andiamo a vedere. Ah, sicuramente si completa l'orologio là dietro. E fin qua questo pare facile e lo abbiamo capito. Quindi l'orologio là dietro di sicuro, esatto, procede, si accende tutto. Ok, e il gattino svolazza. Ok, sembrava tipo un vetro rotto. Ah, capitolo 5. Ah, inizia così, beh, simpatico. Divertente. Ah, ok, siamo nel vuoto. E c'è il gattino tutto luminoso adesso. Oh no, che attraversa le porte. E che vola. E che può passare in mezzo ai brutti signori. Molto bene. Ah, e ha generato la porta. Molto bene. Perfetto. What? Sono livelli che abbiamo già fatto in passato, questi. Molto strange come cosa. Molto strana, diciamo. Oh no, molto strana. Ah, oh, non dobbiamo farci vedere neanche da loro, allora. Ah, questi sì sono livelli che abbiamo già fatto comunque. Ma sapete una cosa, signori? Da Jurassic World 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo direttamente al prossimo episodio di Timeline, in cui continuiamo questa cosa che adesso è diventata tutta molto strana. Non c'è più il gattino, quindi si è semplificato. Però abbiamo un duplicato di noi stessi che ci può vedere.
quindi è diventato come un robot cattivo. Quindi, però, vediamo nel prossimo episodio. Quindi, signori, ciao a tutti!